Una Juve vergognosa, io lo dico senza troppi problemi, perde contro un grande Sassuolo. Un grande Sassuolo che si avvicina proprio alla Juve, ovvero si avvicina alla Conference League, quindi ok, questo Sassuolo potrebbe anche provare una clamorosa rimonta Europa dopo inizio stagione travagliato. Allora, Sassuolo 1-0 Juventus, andiamo a fare il commento in questo video. C'è poco da cui parlare perché è stata veramente una partita noiosissima da parte della Juventus, però del Sassuolo c'è tanto da parlare. Noi andiamo a parlare, comunque, like, commenti, iscrizioni, condivisioni, campanellina, cose importantissime ma che voi ci mettete poco per farle, quindi fatele che vi costano poco, il congiunto semplice, 5 semplici cose da fare, rimanete aggiornati sul canale a 360 gradi. Allora, mamma mia. Per i primi 64 minuti è stato un dominio Sassuolo. È stato un dominio Sassuolo perché noi dobbiamo sapere che la Juve quando inizia le partite le inizia con lo scopo di non giocare. Non giocare, ma non per la squadra, perché comunque la Juve la qualità ce l'ha. La Juve la qualità ce l'ha in tutte le parti del campo, perché comunque i portieri sono forti, la difesa è forte. Il centrocampo è forte, l'attacco altrettanto, quindi non si capisca questa Juve perché gioca male. Ma io ve lo dico, per colpa dell'allenatore, per colpa dell'allenatore, perché la Juve le qualità e le abilità ce le ha e come, però viene intimorita dall'allenatore, viene intimorita dall'allenatore che è un allenatore scandaloso, che deve essere tolto da lì al più presto, un allenatore difensivista al massimo, un allenatore che quando fa 1-0 si chiude e non gioca più. E oggi viene stradominato da un grande Sassuolo e perde meritatamente perché per 64 minuti c'è stato solo un dominio Sassuolo, che poi c'è stato solo un dominio Sassuolo, che poi la sblocca finalmente al 64esimo con una palla ricambolata in aria per De Frel che la manda all'angolino basso di destra e fa 1-0, bel tiro angolato dove non ci può fare nulla colpa tutta della difesa. Poi un'altra caratteristica della Juve bis di Allegri è che quando prendono gol iniziano a giocare, iniziano ad avere tante occasioni. La paratona sul tiro di testa di Danilo, la paratona su Danilo di Consigli, il tiro alto di Di Maria, il tiro di Gatti, i tiri di Bremer da fuori area. E questo è l'emblema della Juve, che la Juve è una squadra difensivista, ma non per l'allenatore, ma non per la squadra, perché vi ripeto, la squadra è forte. La Juve è una delle squadre più forti del campionato, però viene condizionata, viene intimorita dall'allenatore. Dall'allenatore che è la principale causa di tutto questo schifo, secondo me. E quindi oggi se la Juve avesse vinto ci sarebbe stata una flebile speranza per la zona Champions, ma invece stanno sempre sparendo, bisogna sempre vedere se tirano i 15 punti, però per ora le speranze Champions sono veramente basse, sono veramente a ribasso perché se serve deve giocare la Roma e domani devono giocare Atalanta e Fiorentina, la Fiorentina se prende può raggiungerti, quindi occhio. La Juve a meno 4 e a meno 7 dal 6 al 5 posto all'Atalanta 48 e 52 a meno 9 dalla 100, 0 dal Milan 53. Invece il Sassuolo con questa vittoria va a metà classifica, ovvero decimo, a 40 punti, a meno 4 dal 7 posto della Juve 44, quindi la Juve con questa sconfitta fa stimolare quella dietro. Comunque una Juve vergognosa, Allegri un allenatore vergognoso, un grande Sassuolo che si merita questa partita, dominando dal primo all'ultimo. Cioè, da primo all'ultimo proprio no. Negli ultimi minuti si è difeso e anche ci sta, però ha dominato e se l'è meritato.